Seconda giornata del Festival del Futuro e seconda giornata anche per Future Arena, live demo oggi dedicata in particolar modo alla sostenibilità. Raccolgo il testimone, ieri la collega Silvia Paiuca ha parlato di startup, ha presentato startup che stanno combattendo la pandemia e che appunto ci accompagneranno verso un futuro di salute migliore. Oggi invece ci dedichiamo a 5 startup molto variegate, facciamo anche un'incursione nella robotica, ma non mi perdo in indugi e vengo a presentarle. Abbiamo qui sul palco con noi Federico Stefani di Vaia, abbiamo per FinUp Angela Micarelli, per X-Farm invece Riccardo De Nadai, per EZ Lab Edoardo Erlini ed concludiamo appunto Enrico Grecchi, project leader di Convergente. Benvenuti, accomodatevi. Nella sessione di oggi, appunto Future Arena, vediamo di toccare con mano quelle che sono le innovazioni nel campo della sostenibilità. Al Festival del Futuro parliamo tanto di transizione, ci sono tante transizioni, quelle che ci portano verso un futuro fatto di salute migliore, ma c'è anche l'ambiente che fino a pochi anni fa era una delle tante parole che si riempivano e adesso diventa centrale. Io partirei appunto mostrando ai miei ospiti il timer che hanno davanti, 5 minuti, per presentare la propria startup. Parola quindi a Federico Stefani per raccontarci Vaia, una startup appunto che è molto collegata al territorio. Ottimo, posso mettermi in piedi? Come sei più comodo, guardando magari telecamere, esattamente, orientati pure come preferisci. Okay. Vaia è una startup che nasce 2 anni fa per rispondere a quello che è successo sulle Dolomiti. Si parla del disastro ambientale più grande degli ultimi 50 anni in Italia, oltre 42 milioni di alberi abbattuti dalla forza della tempesta. Le Dolomiti sono state praticamente le nostre foreste rase al suolo. Io sono nato proprio in quell'area, in quelle zone, e mi sono chiesto come fare per dare valore a quei milioni di alberi abbattuti. Così nasce il nostro Vaia Cube, questo amplificatore, come una metafora, amplificare la rinascita e amplificare la necessità di connettere uomo e natura. Un oggetto che è fatto dagli artigiani locali e per ogni oggetto che noi costruiamo andiamo a piantare un albero in quelle aree. La sostenibilità cos'è quindi? 3 grandi pilastri: il recupero, saper valorizzare una materia prima straordinaria come il legno. Il secondo pilastro, creare una connessione con le comunità locali. Artigianato, quel saper fare antico che diventa insieme a una startup qualcosa di moderno, innovativo, quindi creare posti di lavoro in quelle aree. Il terzo pilastro, restituire alla natura, ricostruire quelle foreste. E così questa è Vaia, la capacità di reinventarsi. Io penso che nella nostra vita abbiamo tante tempeste, momenti dove le persone non ci comprendono, momenti dove noi cerchiamo la nostra identità. Però è proprio in quel momento che riusciamo a riconoscere noi stessi e chi siamo. Ed è così per questa tempesta, per questo oggetto, che porta con sé questi valori, rialzarsi, reinventarsi. Vaia è un oggetto funzionale, amplifica il suono dello smartphone, possiamo fare videochiamate, ve lo faccio vedere. Anche un packaging evocativo, diciamo. Il packaging è fatto con carta riciclata dagli alberi, stampato su carta lana e dalle alghe. Ogni oggetto è diverso perché ci siamo chiesti per tanto tempo con gli artigiani come rendere una connessione tra l'oggetto e la sua storia, la storia di questo legno. Così il nostro artigiano Giorgio ha avuto un'intuizione, ha tagliato con un'ascia questo oggetto e ha fatto sì che la naturale linea del legno si spezzasse, rendendo così questo oggetto uno diverso dall'altro, come un'opera d'arte, come tutti gli alberi che sono diversi e come ognuno di noi. Così vuole nascere il brand Vaia, dare valore alle materie prime, dare valore alle filiere e restituire alla natura. Il 25 novembre presenteremo il nostro secondo oggetto, il Vaia Focus, un amplificatore visivo per lo smartphone. Se questo amplifica i suoni, il nostro Vaia Focus amplificherà lo schermo attraverso una lente Fresnel, sempre costruito su un legno delle Dolomiti, disegnato dai nostri designer Saverio Incombenti ed Elisa Mastro Francesco,
e non pianteremo più un albero per ogni oggetto, ma andremo a salvaguardare un metro quadro di ghiacciaio sul Presena. L'idea è che la biodiversità sia complessa e passo per passo riusciamo a comprenderla, anche facendo sì che ogni oggetto sia portatore di un messaggio. Questo è l'obiettivo, la vision di Vaia, gli oggetti che rappresentano i nostri valori, cose concrete. Ad oggi sono orgoglioso di dirvi che siamo la realtà italiana che ha piantato più alberi sulle Dolomiti, oltre 30.000 alberi. Questo è un primo tassello per raggiungere obiettivi molto più importanti. Siamo stati l'unica startup accettata al Fuori Salone di Milano al Museo del Design, perché bisogna saper unire sostenibilità, bellezza. Se non siamo circondati da ciò che è bello, da ciò che ci ispira, si fa fatica a riconoscerci negli oggetti, nei vestiti, nelle cose che facciamo quotidianamente. Poi la funzionalità. Ogni oggetto che facciamo deve portare un senso, un perché lo usiamo, perché interagiamo con esso. E poi la sostenibilità, che deve essere nel nostro sangue, la nostra identità principale. Perfetto, Federico, sei anche stato nei tempi. Federico Stefani di Vaia, ti ringrazio davvero per aver parlato appunto della tua startup, che mi dà anche un po' l'assist per passare alla successiva. Abbiamo parlato di elementi naturali, il legno, partendo naturalmente da una storia drammatica che però racconta anche di resilienza. Parliamo adesso di acqua, un altro elemento naturale, e lo facciamo con FinUp. Angelo Micarelli, grazie. Ci può raccontare appunto che cosa fa la vostra startup e può aiutare contro gli sprechi, per esempio. Certamente. Se può partire la prego, facciamo partire il timer. La presentazione. Chiedo alla regia di mandare. Eccoci qua. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, sono il direttore marketing di FinUp, mi chiamo Angelo. Prima di partire, qualche numero molto veloce. In questo momento il 70% dell'acqua mondiale viene usata in agricoltura, per lo più per l'irrigazione, e il 50% di quest'acqua viene sprecata per pratiche agricole che non sono ottimizzate. Da qui al 2050 la popolazione mondiale sarà di 9 miliardi di persone e quindi avremo una necessità di prodotti agricoli che aumenterà di un ulteriore 50%. Quindi esiste un modo per conciliare questa maggiore produzione in agricoltura con l'acqua, che è l'elemento fondamentale per la vita sulla Terra? Noi pensiamo di sì. Scusami, dove devo puntare? Penso di qua. Ecco. Ok, benissimo. La nostra mission è molto ambiziosa, quindi è quella di salvare, preservare la vita sul pianeta salvando l'acqua. E il nostro payoff aziendale dice FinUp Life from Cosmos. Quindi questo salvare la vita passa attraverso il cosmo con l'aiuto di un nostro piccolo amico che adesso vi vado a presentare. Ecco qua, i nostri amici sono i raggi cosmici. I raggi cosmici provengono dallo spazio profondo. Quando interagiscono con l'atmosfera terrestre, come potete vedere, formano una cascata di varie particelle. Una di queste particelle è il neutrone. Il neutrone, quindi, è molto veloce all'inizio, ha un livello di energia elevato, va a interagire con l'acqua presente all'interno dei terreni. Dall'interazione di questi due elementi nasce il neutrone lento. Il neutrone lento è il nostro messaggero che ci dice quanta acqua è presente intorno a noi. Più neutroni ci sono, meno acqua è presente e viceversa. La nostra sonda altro non fa che contare questi neutroni e li trasforma in numeri e dati in real time in modo che siano capibili per tutti quanti. Quello che vi ho appena descritto è la tecnologia CRNS, che è l'acronimo di Cosmic Ray Neutron Sensing. Il bello di questa tecnologia è che fornisce un valore di quanta acqua c'è, quindi in questo caso dell'umidità del terreno, su una scala molto ampia, parliamo di svariati ettari, proprio perché il neutrone lento, quando viene generato, è in grado di viaggiare nello spazio per molto tempo e quindi trasporta lontano la sua informazione. E questa umidità è anche mediata in profondità, vuol dire almeno 50 cm nel terreno e metri nella neve, proprio perché il neutrone veloce, come abbiamo visto all'inizio, è in grado di penetrare perché è molto energetico. Questo tipo di misura è assolutamente impossibile con le tecnologie attuali. L'unica tecnologia che permette di fare questo è quella CRNS. Quello che abbiamo fatto noi come FinUp è di creare un hardware innovativo, quindi purtroppo non si vede, però è una scatola piccola di 40 cm x 30, pesa 4 kg, si può installare ovunque.
e quindi la nostra value proposition è quella di poter risparmiare l'acqua, proprio perché alla base c'è una conoscenza unica dell'umidità che c'è nel terreno, quindi posso irrigare in maniera intelligente. Questa irrigazione ottimizzata mi permette di aumentare la resa della coltura e quindi di risparmiare soldi perché ho irrigato di meno e di guadagnare di più perché ho una resa maggiore. Se confrontiamo le tecnologie attuali, vediamo che le sonde puntuali per la misura dell'umidità forniscono dati molto precisi, ma hanno il limite di non essere rappresentativi su larga scala. Ci vorrebbero almeno 100 sonde puntuali per fare quello che fa FinUp con una sola sonda, proprio perché l'umidità del terreno cambia in maniera drastica anche a brevissima distanza. D'altro canto, il satellite fornisce dati su ampia scala, ma non ha la capacità di penetrare all'interno del terreno, dove ci sono le radici, e l'aggiornamento è una volta a settimana circa, quindi non sufficiente per gli scopi agricoli. Proprio per queste limitazioni che abbiamo detto, la FAO, non noi, suggerisce che la tecnologia CRNS rappresenta il futuro per la smart agriculture, quindi per un'agricoltura che sia resiliente rispetto al cambiamento climatico. E in questo momento l'unica azienda al mondo in grado di portare questa tecnologia fuori dalle università e dentro la vita di tutti i giorni è FinUp, grazie alla nostra sonda molto innovativa. Oltre all'agricoltura, noi ci occupiamo ovunque ci sia acqua, quindi possiamo trovare le perdite idriche, possiamo gestire l'acqua per i bacini idroelettrici, per prevedere meglio il cambiamento climatico e quindi ovunque ci sia acqua noi ci siamo. Con questo concluso, non so se si vede, ma ci sarebbe un'aurora boreale che è la rappresentazione visiva di quello che è un raggio cosmico. Grazie, vi ringrazio. Grazie mille Angelo, di Angelo Micarelli di FinUp, e noi adesso proseguiamo. Ve lo consegno. Prego, grazie mille. Proseguiamo appunto con la terza startup di questa live demo. Ricordiamo appunto ieri la puntata di Festival del Futuro è stata seguita da 400.000 persone e oggi ancora sappiamo essere in tanti a seguirci streaming. Terza startup di oggi, abbiamo parlato ancora di elementi naturali e adesso andiamo a parlare di come le persone possono lavorare la terra, come gli agricoltori possono in qualche maniera trovare dei vantaggi nell'utilizzare la tecnologia. Lo facciamo con Riccardo De Nadai di X-Farm. Benvenuto. Buongiorno. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, sono De Nadai Riccardo, Content Manager di X-Farm. Quando pensiamo all'agricoltura ci viene in mente un'attività manuale e poco propensa all'innovazione. Però le cose stanno cambiando, l'agricoltura moderna non è più quella di una volta, così come anche le sfide sono ben differenti. In primis i cambiamenti climatici, che ogni anno colpiscono sempre più duramente le nostre campagne, i prezzi fluttuanti che non garantiscono alcuna stabilità economica all'azienda agricola e infine una burocrazia sempre più stringente che costringe l'agricoltore a passare molto più tempo in ufficio di quanto ne vorrebbe. Questo porta la figura dell'agricoltore a sentirsi solo e disorientato in un contesto così complesso. Nella nostra visione, la soluzione per vincere queste sfide è quella di prendere delle decisioni migliori. È per questo che nel 2017, partendo dalla nostra esperienza di agronomi e agricoltori, abbiamo fondato X-Farm. X-Farm è un ecosistema digitale che permette di tenere sotto controllo aziende agricole, ma anche filiere, rendendole molto più efficienti. Attualmente abbiamo più di 75.000 agricoltori in 60 paesi del mondo che stanno utilizzando i nostri servizi. Giusto per darvi un'idea, in Italia almeno il 5% della superficie agricola utilizzabile è già tracciata all'interno di X-Farm. Nel merito, per iniziare a sfruttare il potenziale dell'agricoltura digitale, l'agricoltore deve semplicemente andare a scaricare un'applicazione che abbiamo deciso di mantenere gratuita e poi registrarsi. Una volta registrato può usufruire sin dal primo momento di 19 funzioni gratuite. Questo approccio ci permette di andare oltre quella diffidenza iniziale che spesso c'è in questo settore. Per chi poi vuole qualcosa in più, abbiamo sviluppato una serie di dispositivi IoT che sono direttamente connessi alla nostra applicazione e questi non solo permettono di avere tutti i parametri relativi alla campagna, quindi per esempio la quantità di pioggia piuttosto che il grado di umidità del terreno, ma attraverso anche degli algoritmi che utilizzano questi dati
riusciamo a fornire dei consigli agronomici precisi e puntuali per l'agricoltore. In questo modo l'utente finale può capire per esempio quando e quanto irrigare e riesce a risparmiare molto su tutti gli input agronomici, con conseguente beneficio sia in termini economici ma soprattutto in termini ambientali. Vista la sempre crescente richiesta anche di sostenibilità, infine abbiamo sviluppato una serie di servizi per tutte le aziende agroalimentari e per le filiere, dove andiamo a realizzare dei processi di digital transformation e dove andiamo ad accompagnare questi player nella trasformazione digitale di tutti i loro processi. Il mercato in cui operiamo è un mercato in forte crescita, che nel 2020 valeva 540 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Si stima che a livello mondiale nel 2027 il mercato varrà 29 miliardi. Quindi in questo contesto, come X-Farm, puntiamo di espanderci e di raggiungere nuovi paesi e di portare la nostra agricoltura digitale a un numero sempre maggiore di agricoltori. Il vero valore aggiunto di X-Farm è il nostro team, un team molto eterogeneo, fatto di agricoltori, di agronomi, ma soprattutto di ingegneri. Questa sinergia di competenze ci permette di capire quelli che sono i reali problemi in campagna, ma ci permette anche di andare a realizzare in modo molto rapido delle soluzioni che vadano a rispondere alle reali necessità di chi lavora in campagna. Per iniziare ad entrare in questo mondo vi invito a provare la nostra applicazione, che vi ricordo che è gratuita, e per qualsiasi domanda sono a disposizione. Grazie a tutti. Grazie mille Riccardo, siete stati tutti finora bravissimi nel gestire il tempo, addirittura qua siamo un minuto in anticipo, e per cui appunto io colgo la palla al balzo, abbiamo parlato ancora di agricoltura e adesso qui al Festival del Futuro e a Future Arena ci piace anche un pochettino raccontare come cambiano le abitudini. Una delle abitudini che probabilmente devono cambiare in maniera più urgente è quella a un consumo critico, un consumo più consapevole, e in questo forse non tutti, nessuno ha conoscenza, la tecnologia, e in particolar modo la tecnologia blockchain, ci può aiutare. E per parlare appunto di un tema così importante invito appunto alla presentazione Edoardo Erlini di EZ Lab. Come per gli altri, grazie, 5 minuti di tempo. Prego. La blockchain. Che cos'è la blockchain? Questa è la domanda che più spesso mi viene posta. La blockchain è un registro digitale dove vengono registrate delle transazioni di informazioni. Cosa ha di speciale questo registro? Beh, è un registro distribuito. Distribuito significa che l'informazione contenuta non è in un solo database, non è in un solo posto, ma viene duplicata tra tutti gli shareholder dell'informazione stessa. Quindi più nodi contengono la stessa informazione. Qual è il vantaggio di duplicare un'informazione? Il vantaggio di duplicare un'informazione è che nessuna singola parte può cancellare o modificare quell'informazione stessa. Io ho la garanzia dell'autenticità dell'informazione perché non è più manipolabile. Ma non solo questo, io ho anche la garanzia della trasparenza dell'informazione. Perché nella blockchain pubblica tutte le informazioni sono consultabili da chiunque direttamente sulla blockchain. In realtà non proprio tutte, c'è qualche informazione che può essere tenuta privata e questo garantisce anche la riservatezza dell'informazione. Ora, abbiamo quindi un registro digitale che ci permette di registrare informazioni in maniera sicura. E perché dovremmo utilizzarlo? Lo utilizziamo per trasmettere dati. Il valore della blockchain risiede nel valore dei dati. Dati garantiti, dati notarizzati. La blockchain è come un notaio. Noi abbiamo il nostro dato, abbiamo delle autodichiarazioni che finiscono sotto la mano del notaio blockchain. La blockchain le timbra e una volta che sono timbrate, queste informazioni non possono più essere modificate. Quindi chi le dichiara si assume la responsabilità delle proprie dichiarazioni. Questo ha un valore in svariati mercati, può essere utilizzato in svariati ambiti. Ne abbiamo tantissimi a disposizione e noi operiamo come EZ Lab in tutti questi. Uno, ad esempio, mi è stato fornito l'assist prima, è quello del settore agri-food. Dov'è il valore della blockchain nel settore agri-food? Pensiamo a tutti i prodotti che nella GDO, nella grande distribuzione organizzata, nei supermercati, hanno un claim,
Un claim vuol dire una dichiarazione che rimanda qualcosa, ad esempio l'origine, 100% italiano, made in Italy, prodotto in Italia, realizzato con prodotti italiani. Tutti questi dati possono essere delle certificazioni in alcuni casi, delle semplici dichiarazioni in altri. Se vogliamo trasformare queste dichiarazioni in dati, possiamo farlo attraverso la blockchain. La blockchain ci consente di dare valore a queste dichiarazioni. La blockchain costringe le aziende ad assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni. La blockchain ci consente di dare valore ai prodotti attraverso i dati. Non si vendono più solo prodotti, non si erogano più solo servizi, lo si fa collegandoli ai dati. I dati hanno un valore che incrementa quelli dello stesso prodotto e l'abbiamo visto. Vi posso citare dei dati. Abbiamo visto che c'è un incremento della vendita dei prodotti all'interno della GDO pari al 15% se sono supportati da un racconto che a sua volta è backuppato dai dati. In conseguenza di ciò, i dati hanno un valore reale che la blockchain può trasmettere direttamente dal produttore al consumatore finale. Nel mercato agricolo questo è particolarmente importante, soprattutto per l'Italia, dove la qualità e l'origine fanno la differenza. L'export italiano nel mercato agroalimentare si basa tutto quanto sulla qualità e sull'origine. La blockchain è fatta per supportare il Made in Italy, aiutare le aziende di qualità a distinguersi e diventare protagoniste nel mercato, non solamente da un punto di vista di marketing, ma anche da un punto di vista commerciale, dando un valore ai propri prodotti. Tra i tanti progetti che posso raccontarvi in questo minuto che mi rimane, ce n'è uno molto interessante che stiamo sviluppando con l'Agenzia Spaziale Europea e prevede l'integrazione di informazioni provenienti dai satelliti con tecnologie IoT come quella degli amici di FinApp, per arrivare all'interno di una piattaforma blockchain che le elabora e le trasmette come output sotto forma di mappe utilizzabili direttamente dagli agricoltori, dalle aziende agricole, dagli agronomi, per aumentare la produzione, aumentare l'efficienza, ma non solo. Consente anche risparmio di CO2, risparmio di acqua in un'ottica di sostenibilità che è sempre più fondamentale. Vi ringrazio. Grazie mille Edoardo e Arline di EZ Lab, grazie mille. E allora siamo alla conclusione, siamo partiti dal legno e adesso arriviamo ai robot, quindi diciamo una transizione davvero tecnologica. Per introdurre l'ultima protagonista di questa live demo, chiederei alla regia di lanciare un video che racconta Food Robotics e poi ci prendiamo l'ultima parte di questo segmento per chiacchierare un attimo con Enrico Grecchi, project leader di Convergenze. We'll be right back.
Perfetto, grazie mille. Siamo quasi in chiusura, lascerei appunto una manciata di minuti a Enrico Grecchi, appunto project leader di Convergenze, per raccontarci un po' come Convergenze ha portato un prodotto che anche noi che stiamo vivendo in presenza il Festival del Futuro, stiamo guardando all'opera qui a Verona Fiere, ecco come l'ha portato e che cosa ci si aspetta? Allora, Convergenze fa parte di un gruppo che tra l'altro da 40 anni si occupa di tecnologia, di connettività, quindi ha uno sguardo al progresso e al futuro nel suo DNA, e Convergenze è la parte distributiva commerciale di prodotti fisici che ha incontrato questa opportunità di questa startup cinese molto importante, oggi leader mondiale nella gestione robotica per uso, diciamo, quasi domestico, cioè la trasformazione di questi robot provengono chiaramente da una esperienza industriale di altre aziende che però Pudu Robotics ha voluto utilizzare per un uso più adatto al bisogno quotidiano, partendo chiaramente dalla soluzione nei ristoranti per poterla poi estendere ad altri ambienti, a tutti gli ambienti laddove c'è necessità di portare un prodotto da una parte all'altra e può essere scomodo, comunque inutile e faticoso farlo per una persona. Noi abbiamo accolto questa sfida perché guardiamo come già nella nostro DNA appunto al futuro e al progresso, e siamo i distributori di questa innovazione che credo possa essere adatta ad tantissimi ambienti anche nel nostro territorio. Grazie mille Enrico Grecchi, io ringrazio a questo punto tutti i miei ospiti, siete stati bravissimi nei tempi, così mi date anche modo per dare appuntamento a chi ci sta seguendo, ai tanti che ci stanno seguendo in diretta streaming e naturalmente a chi è presente qui in sala di rimanere lì, perché fra pochissimi istanti parte la sessione pomeridiana di Festival del Futuro, una nuova edizione ricca di appuntamenti, panel, speaker nazionali e internazionali. Per quanto mi riguarda invece vi do appuntamento dalle 18 in poi con la seconda parte di Future Arena, avremo tanti ospiti tra i quali anche Davide Dattoli di Talent Garden e poi per chi è qui in presenza chiudiamo la giornata con lo Startup Spritz, con anche lì pitch e incontri con imprenditori e investitori. Vi ringrazio ancora e appuntamento a tra poco, restate con noi.